Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi proseguiamo la nostra avventura su Europa Universalis 4 con Songhai. C'è stata una patch minore, quindi ho dovuto aggiornare e tornare indietro al gioco, ma le modifiche sono veramente irrilevanti, quindi direi di non rischiare di perdere gli achievement. Quindi manteniamo la nostra partita così com'è, torniamo indietro alla 1.34.4. E andiamo a puntare verso il secondo achievement, anche se sarà abbastanza lungo. Andiamo intanto. Abbiamo appena finito la guerra. Dottrine sull'esplorazione. Ecco, questo 10% di morale lo vorrei. Però è anche vero che vorrei fare poi anche le tech. 7, 8, qua ci siamo di nuovo a tiro, perché perdiamo solo per il colonialismo. Quanto? Appena uscito qui, qua sta andando. Ah no, beh, abbastanza rapido, in realtà qua secondo me appena li prendono Timbuktu e Gao riusciamo sicuramente anche ad avere 22-20, ad avere anche la possibilità di prendere il colonialismo, quindi potremmo fare di nuovo una tech diplomatica per andare avanti. Costa solo 456 fare una tech diplomatica. Quindi direi di sì, abbiamo un meno 10 perché i confinanti, ovvero la Castiglia, probabilmente è molto avanti. Andiamo avanti e qui intanto possiamo esplorare, visto che abbiamo fatto la tech. Continuiamo. E ci hanno preso Zazau. Poco male, a un certo punto lo sapevamo. Il gran progetto è sempre. Ah no, anche Timbuktu possiamo potenziare. Timbuktu potremmo potenziarla al 2, che ci dà un costo delle tech minore. Sì, vabbè, tanto ci metto un bel po' di tempo. Crescita istituzione, perché no? 2005, sì, va bene, ci rimangono ancora un bel po' di soldini. Possiamo imporre l'unità religiosa? Più 2 e basta? Sì, va bene. Adottare il regime mamelucco, cosa ci fa diventare mamelucchi? Sì. Diventiamo regno. Un bel po' di bonus, massimo cultura, evoluzione mensile, belli, belli, belli. Però diventiamo il governo proprio dei mamelucchi, quindi valuteremo. Oppure unificare l'isola, vediamo. Vediamo. Intanto di certo non rischiamo di perdere l'achievement, quindi resteremo Songhai fino a che non. Ecco, infatti. Fino a che non possiamo fare tutto, fare l'achievement. Gao presa, manca solo Timbuktu, però lo prendiamo così paghiamo molto meno. 1395 attualmente, appena Timbuktu lo prende sicuramente scende di un po'. Magari non di così tanto, ma magari un 300-400 ducati in meno può anche essere che li paghiamo, che già è buono. Continuiamo a esplorare. Andiamo a vedere. 1395. Ah no, vabbè, 50 ducati in meno, fa lo stesso. Adottiamo ugualmente, visto che le due province più grosse le abbiamo prese. E questo resta qua. Resta qui, vabbè, va bene. Facciamo che. Ah, ce n'è una 90, guarda, dove? Lì, ok. Allora, intanto, costo di costruzione locale, malcontento e mantenimento degli stati, oppure. Un 3 che costa la metà di malcontento azionario. Che bello. Quanto paghiamo noi attualmente? 1, però riduzione inflazione ci serve perché l'inflazione ci sta iniziando ad ammazzare. Però un 3 che lo paghiamo la metà è tanta roba. E prendiamoci il 3 che costa la metà, va. Quanto guadagniamo noi? 7. E questo in più ci costa solo 5 al contrario. Contrario di 1, di 1,19, 4 in più, prendiamolo. Marocco non ci considera più rivali, bene. Allora, tu vai pure qua a prendere questi 9. Tu. Vai, anzi, insegui, vai insieme a loro e tu scendi e vieni qua a sto punto. Questi sono i mercenari. No, non ce n'ho più mercenari. Ah no, è vero, ce li avevano distrutti gli ottomani. Allora, abbiamo l'embargo sul Marocco, lo andiamo a levare. E andiamo a mettere un altro. Non possiamo. Altri rivali non possiamo. Però abbiamo sempre rivali al massimo. Sì. 81, ma sta scendendo un botto. Però va bene.
Uno e iniziamo a levare i territori, va. La stanchezza di guerra sta iniziando a scendere, bene. Qua probabilmente sto forte, lo prenderanno, fa lo stesso, non è un grosso problema. E a livello di colonie, dove sono? Eccole qua. Ottimo, quasi finita questa. Così almeno poi spingiamo su Demerara. Anzi, quasi quasi, richiama questo. Lo mandiamo a Demerara, così da spingere un po' di più qua. Così poi riusciamo a avvicinarci il più possibile ai Caraibi. Ai Caraibi perché voglio arrivare in Messico presto. Ah, sei già qui, buono, buono. Pensavo ci mettessi molto di più. Tech militare, beh, direi di sì, a sto punto ce la facciamo. Così non abbiamo il malus per le tech sbilanciate. Abbiamo solo un po' di sovraestensione che sta andando avanti. Perfetto. Qua si è riusciti a salvare l'assedio. Molto bene. E giriamoci allora. Bene, una città di rinforzi più 33 non è male. Qua dobbiamo recuperargli un po' le riserve, ma va bene. Anche qui spingiamo e iniziamo a liberare le province. Tanto ora poi faremo un po' di... Faremo un po' di battaglie in queste zone dove effettivamente sono abbastanza infimi. Dottrina economica. Sì, perché no? Costo costruzione meno 10, va bene. Liberata, libera, prendi questa prima, poi vai anche qua dietro. Va bene, intanto il nostro morale è abbastanza alto. È non alto in generale, alto confronto a loro. E i nostri nemici qua in Africa. Ovviamente, porca vacca, ecco, si è impoverita la miniera d'oro e ora perdiamo un botto di soldi. Quale si è impoverita? Questa è sempre 9. Ah, può essere che fosse questa. Questa è 6. Boh, non me lo ricordo. No, sarà questa qua l'obe. E ne avevamo 3, però ne avevamo un'altra anche qua da qualche parte. Eccola qua. Questa è 6. È quasi quasi, poi bisognerà fare un po' di sviluppo anche in queste zone. 4 e mezzo. Dove cavolo era? Qua. 4 e mezzo e 6 e 83, però questa è già 9. Quindi vediamo. Vediamo intanto se continuiamo a perdere soldi o se è solo per una questione di rinforzi. No, rinforzi non ce n'è. Efficienza commerciale, che costa poi la metà. Questo ci costa già la metà. È anche vero che stiamo spingendo a manetta, 3-3-2, eh. Questo costa, anche se li abbiamo tutti che costano la metà. Però costa, ovviamente. Facciamo così. E poi sti 1000 uomini me li prendi e me li porti. Uno qui e uno qui. Così intanto quelle due le liberiamo. Perfetto, voi riunitevi. E abbiamo un altro a 90, dove? Qua sopra, Gao, e probabilmente uscirà a Gao. Nel dubbio andate a Timbuktu, perché se non esce a Gao, esce a Timbuktu. A Gao c'è il forte. Quindi siamo comunque in vantaggio. Solo 0,15. È solo 0,15, ma ci serve perché abbiamo la missione. Estendiamo il monopolio, così incassiamo due soldini, e 32 la facciamo. 19 anche, dai. Non possiamo fare tanto gli schizzinosi. Perdiamo però ducati e ne abbiamo pochi pochi. Centralizziamo, no? No, non centralizziamo perché abbiamo già fatto il... abbiamo già pagato per la nazionalizzazione. Ok. Muovetevi qui e ora perdiamo 2,51 e basta. Allora, le colonie costano. Dove sti ribelli? Ah, sì, però sono sicuramente una delle due. Benin è qua sotto. Ok, allora facciamo così. Prendiamone uno e mandiamolo qua. Così intanto inizia a fare l'assedio. Inizia a fare un po' di punti. 0, 1, perfetto, abbiamo mandato quello giusto. Ora siamo ritornati in positivo. Bene, di 1 e 6. Com'è l'economia? Sì, va abbastanza bene, dai. Considerando che stiamo estirpando la corruzione che potremmo poi levare. E che cavolo. E perché sono usciti qua? Perché
Ah, perché è diventata questa, è vero, 36. Ha sbagliato. Vabbè, sono contadinetti senza leader, quindi non è un problema. È diventata Karabara la provincia più grande, perché dove abbiamo fatto spawnare l'istituzione. Hanno 2-6 di morale, infatti li stiamo massacrando abbastanza. Finché abbiamo punti iniziamo a nazionalizzare ancora. E qua non abbiamo nessuno a 90, ok, quindi a destra. 35% ottimo. Attimi rivolta, va bene, ce li abbiamo in entrambi. E ora riperdiamo di nuovo perché abbiamo ora il rinforzo. 6 ducati di rinforzo, infatti. Bene, esplora. Zazzau ripresa, ottimo. Vai anche te a... cavolo, allora... No, prendiamoci un po' di autonomia. Però quasi quasi vorrei levarti questo... Ecco, metti questo schifatello invece di quello da 3 stelle. Meno 1. Con 2,82 di rinforzo, ok. Mercanti, tech amministrativa. Tech amministrativa non è neanche una pessima idea, però lo faremo semmai poi e ora no. Ottimo, allora, abbiamo fatto la nostra istanza, così recuperiamo più soldi perché non paghiamo più la seconda colonia e abbiamo in tutto Songhai possibilità colono e aumento globale dei coloni per 10 anni e questo è ottimo perché a questo punto, questo lo mandiamo qua e abbiamo delle colonie più forti, cioè fanno più colonie. Nuova Granada, qua stanno spingendo a manetta, dobbiamo fare un bel balzo. Quando faremo la colonia, li manderemo qua. Questa quanto manca? Ancora un po', però è anche vero 800. Però è anche vero che ora salgono di 65 l'anno per i più 25, più abbiamo un altro nuovo colono in più. Possibilità più alte. Stati? Boh, per ora sì. Non facciamo il full core, facciamo solo lo stato e vediamo. Quanto costa? 37, ora no. Allora, qui intanto possiamo levare un bel forte. Questa è savana, questa è savana. Mi fanno cagare entrambi. Quasi quasi li leviamo entrambi. Così intanto la smettiamo di pagare mantenimento. E questo sarebbe anche da potenziare, poi vediamo. 80 dove? In Marocco. Ecco, in Marocco infatti. Tu vai su allora a sto punto. Vai su e in Marocco dove uscirà? Ah, è vero, in Marocco anche c'è la miniera d'oro che dobbiamo potenziare. Allora, 11, 4, 10. Probabilmente nella miniera d'oro. Altopiani e terre aride, è meglio fare così. Qua facciamo lo stato, facciamo full core allo stato. E qua completiamo l'idea, è una buona idea, infatti, anche se qua non è che ci porti granché attualmente, però potremmo farla. Sì, tanto militari per un bel po' siamo a posto. L'amministrativo quasi quasi sarebbe da portare avanti per provare a sbloccare un nuovo gruppo di idee, però ce ne vuole ancora un po'. Intanto morale degli eserciti. Tradizione navale. Potremmo prenderci un potere commerciale. Sì, dai, potere commerciale, 20 ducati, ce li paghiamo. Ok. Quindi tu intanto vai su a cercare questo qua che arriverà al 90. Qua ce n'è un botto, ma siamo già in zona. E qua dobbiamo ricordarci di non fare Rio Grande per ora, semmai poi vedremo. Quanto è di sviluppo intanto Rio Grande? Rio Grande è un... Vabbè, 7, non è neanche malvagio. 7 e invece... Raiva è un 10 addirittura. Questa l'abbiamo fatto full core, infatti l'autonomia è quasi a 0. E comunque un 0,79 ce li dà di Ducati, non è neanche male. Qui abbiamo preso la cosa e andiamo a unirli a questo. Ok, come non detto, è sbucato proprio dall'altra parte, ma attacchiamo, non è un grosso problema.
Esplorazione terminata, perfetto. Andiamo a continuare, esplora Mar Baltico. E intanto qui, ok, perfetto. Per un attimo avevo visto l'esatto contrario, dicevo com'è possibile. Benissimo. Ok, qua siamo fermi e quindi a sto punto fermati qui e mi rinforza. Tanto comunque recuperiamo un po' di riserve. Quante ne dobbiamo recuperare? 3.000 ancora. Benissimo. E qui hai già nazionalizzato tutto? No. Quasi. Corruzione più 10 meno 10, benissimo, così poi scende. E dovremmo portare la stabilità 1, ma immagino che costi 800 punti, infatti 137 sono tantissimi. Possiamo confiscare? Sì, si confisca. Confischiamo assolutamente. Perdiamo perché abbiamo perso un po' di bonus, ma li recupereremo fra non tantissimo, un po' sì. Però stiamo recuperando di nuovo soldi, bene, bene. Ovviamente siamo molto dipendenti dall'oro, questo lo sapevamo. Cavolo, è troppo grande questa. Niente, ridividiti di nuovo a metà e vai qua sotto perché... troppo. Ok. È un 90. Ah, qui, allora va bene. Vediamo un po' lo sviluppo. 7, 3, 8, 9, 8... qui c'è un progetto. Il muro del Belino. Cosa ci dà? Difesa locale, prestigio ai campi da battaglia, potere commerciale provinciale. Allora, non mi fa impazzire. E poi qua abbiamo 5 e 3, quindi il 10 dov'è? 9, scusa, qui. E fermati a Ife. Molto probabilmente uscirà Ife. Ok, Cazzina non ancora. Tanto andiamo avanti e non appena questa colonia sarà pronta, bucheremo direttamente dall'altra parte. Qui siamo a 9.13, siamo quasi, eh. Meno di un anno, se un po' di culo ci assiste. Perfetto. Perfetto, qui facciamo subito lo stato e subito la nazionalizzazione totale. Soprattutto, potevo andare diretto su Tafilalet. E infatti, sarebbe stato meglio far così, vabbè. È uguale. Esplora Mar Baltico. Intanto ci esploriamo tutto. Provincia legittima. Qua ci servono punti amministrativi, tutti, punti monarchici di ogni tipo, come se piovesse. Ne prendiamo abbastanza, però ci servono. E qui poi dovremmo andare a finire questa tech qui perché è importante. Queste idee qua perché sono importantissime, soprattutto riduzione annuale inflazione, che è la prossima. Però ci serve anche fare la tech per poter anche fare la tech militare, quindi. Stato? Dove? Qua, sì, va bene. Aspettiamo a nazionalizzare perché dobbiamo nazionalizzare la miniera d'oro, ovviamente. Autonomia 32. Ah, lo è già. Lo è o non lo è? Lo è, perfetto, bene. Allora va benissimo. Produzione sempre uguale. Tasse sempre uguale. Ed eventuale commercio. È sempre uguale, semmai andiamo a vedere giusto i centri del trade. Center trade, ci facciamo una bel mercato e poi andiamo avanti. Rivolta a Oio, ok. Perché questa è di fianco che ha di sviluppo 8? Vabbè, come non detto. Attacchiamo con il 2 stelle, poi abbiamo questa. Ok, Bonoman e Ghiaman. Questa magari riusciamo anche a non far... Riusciamo anche a non farli uscire. Ora, l'ideale sarebbe fare un salto fino a qua. Ci arriviamo. Ci arriviamo. O addirittura qui. Perché così da qua dovremmo riuscire a vedere forse già il Messico. Questa Giamaica è già del Portogallo, cavolo. Facciamo un bel balzo. E inviamo il colonizzatore direttamente qui. Vai. Perfetto. E ora vai a Bonoman. No, qui. Ghiaman.
stato per ora sì. E a Giaman vai a fare le... ad addestrarti. Mediterraneo, esploriamo bene. E vediamo se riusciamo a prendere una quarta alleanza. Ne abbiamo tre, no? Castiglia, Mamelucchi e Tunisi. Bene, i ribelli sono praticamente usciti, Gurma scende da solo e ci prendiamo punti amministrativi per inflazione, sì. Allora, per esempio, abbiamo detto che noi abbiamo Castiglia, Mamelucchi e Tunisi. E Mamelucchi possiamo mollarli tranquillamente, volendo, perché fanno veramente pietà. Ah no, adesso andiamo di nuovo a 26.000, aspetta, allora ci pensiamo. E intanto è vero, andiamo a vendere un po' il nostro... le conoscenze. Potremmo vendere ai Mamelucchi, che hanno un bel po' di soldini, sì, quasi 4 ducati al mese, è vero, questi ci servono. Allora, Tunisi si è pappato, cavolo, peccato. Però Tunisi potremmo anche levarlo, si è alleato con gli ottomani? Che bastardo. Potremmo anche mandarla a quel paese, però si è alleato con gli ottomani. E ha 7.000 uomini, eh. Facciamo così. Intanto, per ora ce lo teniamo, perché non so se Castiglia verrebbe qui. Invece, contro il Marocco sì. Vediamo Aragona. Aragona ce l'ha dei territori qua, quindi potrebbe anche venire. Facciamo così. Tanto questi 7.000 non servono a niente. Andiamo a chiedere, quando possiamo chiedere? Nel 12 giugno, ok, al 25 giugno gli chiediamo, che ne so, soldi o riserve e poi vediamo. Portogallo non ci conosce, quindi l'alleanza non ce la dà. La Francia, figurati. Savoia, nemmeno. Andiamo a vedere qua, che facciamo prima. Alleanze, offre alleanza. Questi non mi interessano. Friso orientale addirittura, però comunque Austria meno 87 è tantissimo, però ci si potrebbe provare. A sto punto è la più vicina, è la più vicina. A sto punto io ci proverei, facciamo relazioni, migliora le relazioni a manetta e poi vediamo. E intanto vediamo il nostro commercio che fa pietà. 10 ducati iniziano già a essere interessanti. Da dove arrivano? Noi li giriamo da qua. 4 da Cazzina e va bene perché abbiamo un'ottima percentuale. E poi basta, sarebbe anche da riscuotere qui in Costa d'Avorio quasi quasi. Non è che ce ne sono tanti, però... Oppure qui, bisognerebbe iniziare a prendere punti a Siviglia, quindi uscire a Safi e poi buttarsi su Siviglia. Quindi per ora direi che restiamo così. Poi dovremmo spingerci anche in su. Qua nella capitale lo teniamo, il forte che non si sa mai. Qua sbarcano gli ultimi 1.000. 15 verso il legalismo, direi di sì perché così paghiamo meno le tech. E qua arriva fra 30 giorni il colonizzatore. Tu torna pure indietro nella nostra colonia. Questa sta scendendo e qui 1 e 2 tra un po' scenderà di suo. Andiamo a chiedere a Tunisi. Quindi dammi... quanti me ne dai? 960? Vabbè, dammi un po' i militari. A questo punto tra un mese sciogliamo l'alleanza. Mamelucchi, non abbiamo diplomatici, adesso ce li abbiamo. Guadagni 1 di stabilità, ottimo. Proprio quello che volevo. Demerara Dra Cattina, sì. Demerara questa anche in colonia, quindi no. Ok, potremmo chiedere i ducati, ce ne dà 70. Questi no, perché l'abbiamo già chiesta. Perché l'abbiamo chiesto agli altri. Ah, ho capito. Quindi pensavo che ognuno valesse per conto proprio. Dammi ducati. 70 ducati non fanno schifo. Non sono granché, ma non fanno nemmeno schifo. Ok. Perdiamo 400 ducati per uno di mercantilismo. In realtà sarebbe quasi anche da fare. Non è che qua posso chiedere i prestiti?
Perdiamo uno di mercantilismo per guadagnare uno di mercantilismo, non serve un cazzo. Allora no, a sto punto non lo facciamo. Perdiamo con i mercanti, perché prendermi dei debiti così tanti poi mi gira un po' le scatole. Proviamo a vedere quanto mi dà con la corruzione, che sono i stessi... Ah, ne basterebbe uno, eh. Ne basterebbe uno. Sì, dai, prendiamoci il mercantilismo. Va bene. Ha svalutato la moneta, ma ci siamo presi un po' di mercantilismo. Questo sta ancora aumentando, eh. Possiamo costruire di nuovo. Ah sì, volevamo vedere nei nostri centri del trade. Ok, qui. Qui ce l'abbiamo un mercato. Qui no. Perfetto. Benissimo. E poi sì, spingeremo di qua soprattutto. Bisogna poi riattaccare quando finisce la tregua. Quando è che finisce? Nel 17. Speriamo che non si rialleino subito e poi li riattacchiamo. E se si rialleano, a quel punto è l'occasione per attaccare Tunisi. Quindi sciogli l'alleanza con Tunisi. Anzi, a questo punto li insultiamo anche, così almeno abbassiamo anche le relazioni. Perché se ora dichiariamo abbiamo sempre buone relazioni, sì. Abbiamo l'accesso... Militare, abbiamo anche, cazzo, il matrimonio reale. Quindi per ora niente, annulliamo solo l'accesso, insultarli per ora non serve. Ok, è morto il commerciante, peccato. Peccato, però abbiamo il più 2 che costa la metà e ci prendiamo questo per ora. Perché il più 3 a prezzo pieno no, grazie. Questo è un tributario. Tributario che quasi quasi dammi riserve militari. E dammi altri tributi, va. Ok, e qui poi proseguiamo, esplora Mediterraneo ancora. Ora, queste Dagbon, così qua sono da attaccare ora, quindi quasi quasi. Spostati qui e ricominciamo a far guerre. Qui come stiamo andando? 18 e 3, quindi siamo quasi al primo step del professionalismo. E 54 e 8 di tradizione militare, molto bene. Questa non è malvagia. Quasi quasi poi sarebbe anche da fare un po' di uomini, perché ne possiamo far tanti in più, ma non ce ne possiamo permettere così tanti. Anche se ora riguadagniamo 19. Ah beh, perché abbiamo comunque ridotto questo. Sono 3 ducati in meno. Però così tanto, vabbè, bene, ovviamente, però non me l'aspettavo. Quindi, alleato con Ashanti, che è qua sotto, quasi quasi mettiamo co-belligerante anche Ashanti, visto che non ha altri alleati, dichiara. Non ho neanche guardato quanti uomini Ashanti, ma sono due province, quindi sicuramente fa schifo, infatti. E abbiamo 81, che ci permette di abbassare poi la corruzione, quindi... Bene, perché così abbiamo svalutato per non prenderci il debito. E ci fa comodo. Quindi controlliamo poi quando dichiareremo guerra di nuovo e valutiamolo. Qui come procede? Procede che abbiamo iniziato 75 l'anno, ottimo. E infatti siamo già a 153, questa farà molto in fretta. Tech diplomatica, le idee le abbiamo finite, quindi perché no? Ci facciamo una bella tech. Che ci dà portata commerciale, morale delle navi e costruzione cantiere navale. Vabbè, una tech abbastanza inutile. Ok, qui abbiamo fatto il coso. Uno di stabilità o 50 di prestigio? No, dammi uno di stabilità, scusa. Prestigio me lo recupero. Quasi quasi, se riusciamo, attacchiamo un po' sti 5, così almeno ce li leviamo dalle scatole. Esploratore morto, peccato. Ah, qui continua ad addestrarti te. Matrimonio reale con Tunisi mollato, perfetto. Quindi ora a Tunisi non abbiamo più niente. Dov'è l'altro? Qui. Continua l'addestramento, visto che ribelli non ce n'è. Molto bene. Qua ora si fa così, ci lasciamo 1000 e andiamo a fare l'assedio dall'altra parte. Mollato con Tunisi, ora posso testare eventuali guerre.
Castiglia non viene perché ha un pacco di debiti e i mamelucchi non hanno riserve. Però cosa volevo vedere? Volevo vedere che cosa. Ah, indipendenza garantita da Marocco, quindi in ogni caso, ok, entrerebbe poi il Marocco. E hanno fatto di nuovo un trio, quindi hanno allevato lui, però se. Vabbè. Ah, è tu. Scusami. Garantire, sì, no, infatti, ok, è il Marocco che garantisce l'indipendenza a Tunisi. Ora, qua abbiamo aperto un po', gli ottomani, l'alleanza non ce la danno manco morti. E neanche se leviamo l'alleanza ai mamelucchi. Hanno già 105.000 uomini. Venezia, che ne ha 22, ma soprattutto ha una forza navale impressionante. Impressionante mica tanto, 38 navi. Proviamo a migliorare le relazioni anche con Venezia, perché non sarebbe male avere poi la superiorità navale. Ok, allora questa guerra è finita, quindi facciamo, per non perdere punti diplomatici, li pappiamo tutti e tre così, perdiamo qualche soldino, ma fa lo stesso. Ah, me li dà ugualmente, perché qua non abbiamo la rivendicazione, vabbè, fa lo stesso. Quello non c'era modo di saltare, e quindi 1, 2, 3. Merda, no, dovevo fare prima. Tanto sono uguali. Questo stato non posso centralizzare? Concentrare? Va bene, ok, vabbè, uguale. Allora fai così. Ok. Allora, unisciti, benissimo. E questo qua? Rimasto da solo? Ah, è il nostro tributario e non ce lo possiamo pappare? Poi ce lo papperemo qua. È l'Inghilterra, maledetti, e Castiglia. Ok, spingiamoci allora da questa parte e andiamo a prenderci Yao. Poi dovremo spingerci giù verso il Congo. Questo è il Portogallo. Se vanno in India, si concentra in India, sono contento perché così ci possiamo concentrare noi in questa zona. Però credo che verranno anche loro. Direi comunque che per oggi abbiamo dato, quindi ci vediamo poi a una prossima. Come al solito, grazie per la visione e ricordatevi di mettere un bel mi piace. Ottimo. Ciao ciao. Ci siamo fermati al mio compleanno.